700 nei primi 9 mesi del 2019 e 17.000 negli ultimi 10 anni. Le chiamano morti bianche, ma gettano un velo oscuro soprattutto sulla vita delle famiglie che restano a piangere. Chi è uscito per andare a lavorare non è più tornato. A Bari, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Palermo, l'ANMIL ha ricordato i tanti morti sul lavoro con una manifestazione nel quartiere San Paolo. Noi facciamo altro che tutelare tutte le famiglie che hanno avuto una disgrazia in famiglia, un decesso di un genitore, di un figlio, di un fratello. E praticamente noi stiamo cercando di portare anche nelle scuole il problema della sicurezza sul posto di lavoro, da studiarlo nelle scuole. Fondamentale la formazione a partire dalle scuole. C'è da fare ancora molto perché noi è da 60, noi abbiamo 77 anni già come ANMIL e 69esima giornata come giornata dell'invalido del lavoro. Ma abbiamo molto da fare perché con tutto ciò che facciamo dei convegni nelle scuole e cose, però il problema è molto molto grosso, non si riesce a risolverlo.